Una folla oceanica si è ritrovata ieri sera a Laives, nei pressi del municipio. Tutti lì, stretti nel ricordo di Ayman, il 17enne morto tragicamente investito da un treno domenica sera nei pressi della stazione ferroviaria di Laives. Tanti gli amici di Ayman presenti, presente anche la famiglia. I genitori, distrutti dal dolore, riescono a dire solo poche parole. Tutte di ringraziamento nei confronti della comunità che si è stretta con così tanto calore e vicinanza in un momento così duro e difficile. Così la zia di Ayman. Vi ringraziamo tutti quanti di questa cosa, che siamo stranieri. Adesso ho capito che non siamo stranieri. Grazie l'Italia, grazie Laives, grazie a tutti i ragazzini. Per tutti, per comuni, per giornalisti, per le mamme, per tutti, veramente siete tutti, per me siete grandi. Ayman, dal cielo, che vi manda tutti i baci. Io sono contenta quanto ho visto questo genere. Molto bello. Più di 1000 le persone presenti, tanti i lumini e le rose bianche. Il lungo corteo parte poco dopo le ore 20, scendendo da via Pietralba e diretti verso quel punto maledetto dove Ayman ha perso la vita. Una vita spezzata a soli 17 anni, una distrazione fatale che non gli ha lasciato scampo.